In queste 12 partite di campionato è la nostra vittoria più bella perché è venuta con una grande squadra come l'Inter e abbiamo dimostrato in campo, almeno oggi, di essere superiori in tutti gli aspetti e siamo strafelici per questa vittoria, ma anche perché abbiamo dato continuità alle vittorie precedenti. Il tuo intervento col braccio su Politano da calcio di rigore? Non lo so, lì per lì mi sembrava di no perché Politano l'avevo molto vicino, ha provato a mettere una palla così in mezzo e il braccio l'ha toccato, però io ero molto vicino a lui e non sapevo dove metterlo. Ho detto anche all'arbitro, però hanno visto il VAR, era rigore. Non lo so, non voglio commentare, l'importante è che abbiamo vinto e tutto il resto passa in secondo piano. Terzo gol consecutivo. Che dico? È una cosa bella, perché dà un contributo alla squadra e personalmente fare 3 gol consecutivi essendo un difensore è speciale, no? Però so anche che non sarà sempre così perché il nostro mestiere è difendere, però quando andiamo dentro su calci piazzati il mister ci sprona sempre ad andare con cattiveria, ce l'ha detto tutta la settimana che potevamo farli male. Sono venuti i nostri 2 gol, il mio e quello di Berard, che faccio veramente complimenti perché è un grande professionista, ha fatto un'ottima partita e quindi siamo contenti. Poi con quei primi 20 secondi, col calcio di inizio sciagurato. Quello lì magari poteva buttarci giù, ma siamo stati bravi a reagire, a farcela, diciamo, scivolare addosso e l'abbiamo visto perché l'Atalanta quest'oggi ha veramente meritato molto, molto di più dell'Inter. Gianluca, dopo un avvio stentato, adesso la classifica comincia a essere interessante. Anche quest'anno ci sarà da fare i conti con l'Atalanta per l'Europa? L'avvio è stato un po' brutto per i risultati, però noi eravamo tranquilli perché le prestazioni c'erano e quando ci sono le prestazioni i risultati arriveranno. Perché quando fai prestazioni brutte e magari vinci, poi finisce, diciamo, la fortuna. Le nostre prestazioni sono sempre state. Con queste 4 vittorie ci siamo riportati in alto. Oggi era importante vincere. E gli obiettivi, vediamo. Pensiamo al presente, partita dopo partita e dopo il girone d'andata, dove saremo, guarderemoci e gli obiettivi vedremo quali saranno.